il Comune deve in qualche modo recuperare le risorse per effettuare una corretta manutenzione o perlomeno un'accettabile manutenzione di questa importante infrastruttura destinata al degrado oramai. Si dice che questa manutenzione venga assicurata dalla società del Bari e noi vogliamo accertare l'entità e gli interventi effettuati per verificare se questi possano assomigliare a qualcosa che è quella che occorre a questa infrastruttura. Per quanto mi riguarda, quello stadio al momento non può permetterselo né il Comune di Bari né la squadra del Bari, è uno stadio evidentemente sovradimensionato, ma questa è responsabilità dell'amministrazione trovare una soluzione a questo problema che rischia di far degradare definitivamente una struttura su cui sono stati spesi decine e decine di milioni di denaro pubblico. Avete chiesto di effettuare un sopralluogo? Ma il sopralluogo io lo voglio effettuare prima di tutto sulle carte, perché io voglio vedere quali sono le manutenzioni disposte dal Comune, le manutenzioni effettuate e verificarne la congruenza economica. Poi che lo stadio sia in condizioni disastrose, questo è un fatto noto. Eppure la FC Bari, in risposta anche alle vostre, ai vostri dubbi, ha detto che in realtà le cose vanno come dovrebbero andare. Beh, la FC Bari ha avuto una reazione abbastanza scomposta, perché io non mi sono proprio occupato della FC Bari. A me interessa che il Comune, gli amministratori di questa città facciano bene il loro dovere e facciano gli interessi dei cittadini. È chiaro che una società privata, seppure sportiva, fa il suo gioco, tanto per rimanere in argomento, ma è il Comune che si è infilato in un vicolo stretto e in un vicolo chiuso, tra l'altro percorrendo le due strade della gara e dell'attesa di questa proposta che ancora non arriva. Io mi auguro che arrivi, ma nel frattempo qualcuno deve mettere mano ad una manutenzione seria dello stadio.